Mi sento molto Bruno Vespa in questa situazione perché io ho un contratto firmato da Beppe Signori con i bolognesi. Tu adesso è un devi contratto anche ballare in bianco. Il tucca tucca. No, lasciamo perdere, quello no. Questo è il contratto che ha firmato in bianco simbolicamente Beppe Signori. Dice Gazzoni che può arrivare a 500 milioni netti. Abbiamo parlato di lordo lunedì. No, ma dai. Quella è una cifra sulla ma, quale ma ho detto, non... Non mi piace parlare di cifre. Se poi non dopo... parliamo di cifre. No, se poi dopo dovesse andare in porto tutto, insomma, parleremo... Però tu sai anche che perché... Bologna si è dato dei tetti agli ingaggi. Pagliuca ha rinunciato a molti soldi per rimanere a Bologna, è rimasto nei tetti che erano del Bologna, cioè sul miliardo di lire, sì. Vecchie lire, noi parliamo. Forse il tuo ruolo di bandiera, di giocatore simbolo, era anche magari quello di far capire che a Bologna ci si resta proprio non per denaro, ed è questo che firmare un contratto in certo, bianco infatti, significa? Sì, significa soprattutto che... Ma come ho già detto, Sabrina, a me la cosa che interessa di meno ma sono i soldi. Ma se viene Hübner, quanto gli si dà Hübner? No, adesso ragioniamoci noi. Hübner che verrebbe a parametro zero, come Signori. Sì, non so se è ancora un contratto di un anno con Piacenza. Non lo so. Allora, fermi. Signori a parametro zero. Sì. Cioè, il suo cartellino quanto costa? Oh, zero lire. Hübner pare che alla fine il cartellino costerà zero lire. Quanto gli danno a Hübner? Secondo te 600 milioni? Proviamo a dire. Un miliardo? Può darsi, non lo so, io non so poi Hübner che tipo di pretese abbia. No, cerchiamo di saperlo e di ragionarci. Con i soldi degli altri. Ok, ma io faccio l'opinionista. E quindi opino coi soldi degli altri. Ecco. Apriamo un'altra parentesi. In tutta questa trattativa Guidolin ha sempre detto che per lui Signori doveva restare. Non ha mai posto veto sulla tua presenza o meno. L'ha ribadito in più sedi e lunedì lo ha confermato Gazzoni. Non è detto questo. Non ha detto che non doveva restare. È diverso. Sì, diciamo che non ha posto veti. Bravo, ufficialmente esatto, lui è vero, più contento di averlo non che non averlo veti. Ecco. Non ha posto veti. Esatto. Sì, insomma che non ha detto no o sì. Esatto. Né quindi... tu né lui credo abbiate detto o me o lui, giusto? Cioè no, non c'è stata una contrapposizione. Sì, sì, no, non l'ho mai detto io o lui. E ha detto sicuramente che ci sono stati dei problemi e che ci sono comunque dei problemi di cui bisognerà parlare. Ma risolvibili. Questo... Ma penso di sì, quando si parla fra due persone si cerca sempre di trovare la possibile soluzione. Se poi non si dovessero trovare i presupposti per continuare, allora sarà diverso, insomma. Dopo la tua conferenza stampa, diciamo, di addio il giorno dell'incontro con la società, hai più sentito Guidolin? C'è stato un contatto, una telefonata? No, non ho più sentito nessuno. Gazzoni l'hai sentito solo in diretta Gazzoni lunedì? Gazzoni ce l'ho chiamato io qui in trasmissione. Ma lo chiamerai? Pensi che questa chiamata possa ancora essere fatta? Ma sì, ma io non ho nessun tipo di problema a chiamare... Secondo me lo può anche chiamare perché ha 30 anni di meno, perché Beppe, vedi, tu sei un giocatore celeberrimo, sei un campione celebrato appunto, però avendo anche 30 anni di meno del maggiore azionista del Bologna, io penso che ci possa anche stare una chiamata. Sì. Ma non ho nessun tipo di problema, ripeto, a fare... una telefonata. Penso che tu verso tuo padre abbia una certa forma di rispetto, essendo tuo padre, avendo probabilmente 25 anni più di te, non lo so. Beh, si potrebbe fare la stessa cosa con Gazzoni per il ruolo e per l'età, credo. Ecco, credo. Dopo la tua... O no? Sì, sì. Sì. Non... Dopo la tua telefonata in diretta di lunedì, dove tu ringraziavi Gazzoni e tutta la società per quanto ti hanno dato in questi 5 anni, Gazzoni ha commentato: Beppe è un bravo ragazzo, è proprio una persona per bene. Quindi diciamo che la stima umana... Ma io credo che queste per un giocatore, ma soprattutto per un uomo, siano le cose che comunque contano, no? Perché tu puoi essere ricordato, sì, come un bravo giocatore, come quello che sapeva tirar bene le punizioni, i rigori. Questo come giocatore, però se riescono anche nello stesso tempo a parlare bene come ragazzo e come uomo, credo che sia la cosa che ti dia maggiori soddisfazioni. I tifosi hanno annunciato una marcia per Signori, una marcia per dire quello che i tifosi chiedono al Bologna. Doveva essere fatta venerdì, è stata spostata la prossima settimana, una marcia che partirà dallo stadio Dall'Ara e dovrebbe concludersi in Piazza Maggiore. Ora tu cosa ti senti di dire, visto che comunque sei parte in causa di questa marcia? La gente lo farà soprattutto per ribadire
che vuole i signori a Bologna, almeno quella parte di gente che sfilerà con questo, non vogliamo dire che tutta la città sia... No, e che comunque è gente che comunque mi vuole bene a prescindere da tutto, no? Credo che comunque se è fatta in modo civile penso che sia una cosa anche che mi riempie di gioia e mi dà grande soddisfazione, perché comunque quando vedi tanta gente che scende per te anche solo per salutarti, comunque ti riempie il cuore. È come quando tu fai un gol e lo vorresti dividere con tutte le persone che ci sono allo stadio, e quindi quel momento raggruppi tutti, no? Certo, sarà, dicono i tifosi, una manifestazione pacifica, come giusto che debba essere. Ma questa è una conferma, insomma, di quanto la gente che anche durante l'anno me l'ha fatto vedere, insomma, mi abbia sempre aiutato anche nei momenti... Questi sono i tifosi fuori dagli studi, che sono arrivati, alcuni tifosi... Secondo me fuori... devono andare in via Cesare Battisti a fare degli urli. Allora Gazzoni si affaccia alla finestra e dice, beh, anche sotto casa mia, se no sotto casa di signori. Sì. Sono arrivati un po' di tifosi fuori, immagino, e sentiamo qualche voce. Dopo vedremo anche tutti i gol di signori, perché ne ha segnati 78 con la maglia rossoblù. Facciamo notte. Li abbiamo riassunti molto velocemente. Sono 78 gol tra campionato, Coppa Italia, Coppa UE e Intertoto. Ah, quelli per il Bologna. Tutti quelli in maglia rossoblù. No, non tutti 184. Due. No, 182. No, sono più di 200. 250. Ah, perché tu consideri anche la serie. Perché uno che fa gol a Foggia non vale. Allora, ha fatto dei gol a Foggia, a Piacenza, da tutte le parti, e quelli fatti in nazionale. Certo. 7, va bene. Io ce li metto. Lui ha fatto 260 gol, ho fatto i conti. Abbiamo anche delle immagini dei tifosi che sono fuori. I gol li vediamo tutti dopo, perché li lasciamo commentare tutti a Beppe Signori uno per uno. Ci racconterai quello più emozionato. Notte. Qui è l'arrivo di Beppe negli studi di Rete 7. Alcuni tifosi sono venuti sapendo di questa trasmissione per salutarlo, per avere qualche foto con lui, qualche autografo. Tu sei un po' abituato a questo trattamento, perché... Ma non è l'abito di Gazzoni questo qui che ha? Hanno in comune una grande eleganza, questo sicuramente. Poi c'è stata anche una foto prima. Va bene, possiamo sfumare queste immagini e possiamo sfumarle insieme. Allora, abbiamo visto un po' l'affetto che comunque continua a circondarti. A Roma è successo anche di più, no? Eri stato venduto al Parma.